Modellisti galattici, bentornati al secondo episodio della Clinica del Doc. Dopo il primo episodio in cui vi ho mostrato come dipingere l'incarnato e i vari dettagli dell'incarnato, oggi vi mostro come dipingere le vesti rosse dello Scaven famelico. Per iniziare, il primo colore che applico è il Corn Red. Ho applicato un paio di passate ben diluite di Corn Red su tutta la veste e siamo quindi pronti a passare al passaggio successivo, ovvero stendere una lavatura di Null Noil su tutta la parte precedentemente dipinta con il Corn Red. Perfetto! Lo strato di Null Noil è asciutto, mi raccomando, aspettate bene che il colore sia asciutto prima di passare a questo passaggio, e siamo quindi pronti a lumeggiare la nostra miniatura. Riprendo il Corn Red che ho usato come colore di base e lo stendo a mo' di blending, quindi tirando una linea e sfumandolo progressivamente, come ho fatto per l'incarnato nel primo video, soprattutto sulle zone più in rilievo, di modo tale da lasciare il nero nelle parti più in ombra. Quindi per esempio qui traccio una linea che poi vado a sfumare con il pennello ancora umido. Eventualmente, se lo stacco è troppo brutale tra il rosso e la parte ombreggiata con il Null Noil, nulla ci vieta, una volta finito la lumeggiatura con il Corn Red, di prendere del nero molto diluito, quasi a velatura, e di rifinire la sfumatura. Come potete vedere, ho finito di lumeggiare le vesti con il Corn Red e in alcuni punti, soprattutto qui per intenderci, ho steso una velatura di Flat Black dell'Andrea, che adoro perché è opaco all'inverosimile, e di Corn Red per ammorbidire un pochino il tutto. Ora è necessario quindi passare a una successiva lumeggiatura che applicherò con il Mephiston Red con la stessa tecnica, quindi stendendo un pochino di colore sul bordo più esterno e poi sfumando con il pennello umido. Anche in questo caso, se il colore risulta troppo acceso, la sfumatura troppo marcata, con qualche velatura di Corn Red si può tranquillamente risolvere il problema. E dopo la lumeggiatura di Mephiston Red siamo pronti per l'ultima lumeggiatura, o forse penultima, vediamo un attimo come rende questo colore, ovvero l'Evil Sun Scarlet, che stendo con la tecnica della velatura, ovvero con più passate di colore molto molto diluito, in modo tale da creare una sfumatura morbida e non troppo evidente. Perché quello che voglio ottenere comunque è un colore abbastanza, un rosso abbastanza spento, diciamo così, non eccessivamente acceso. Dopotutto, sono Scaven. Molto bene. Dopo la velatura di Evil Sun Scarlet, direi che le vesti sono finite. Mi soddisfano così, quindi non aggiungerei il quarto colore, che sarebbe stato lo Squeak Orange,
che avrei utilizzato per fare delle profilature sul bordo esterno delle vesti, ma vediamo eventualmente a miniatura finita se è il caso di aggiungerla. L'ultima cosa che vi mostro in questo video è come dipingere le cuciture sulla veste e le bende sulle gambe del nostro Skaven famelico. Il colore che utilizzo come base per questi dettagli è il Rakat Flash. Dopo aver applicato la base di Rakat Flash, siamo quindi pronti ad applicare una lavatura di Agrax Earthshade. La lavatura di Agrax è asciutta e possiamo passare quindi alla lumeggiatura sulle bende, che applico con il Pallid Witch Flash e un pennello molto molto fine, in questo caso utilizzo il mio fidato Winsor & Newton, e lo stendo in pratica, stendo questo colore appunto solo come profilatura, quindi solo sul bordo, così. Ecco fatto, ho applicato la lumeggiatura estrema di Pallid Witch Flash sulle bende e sulle cuciture e per oggi anche questo episodio della Clinica del Doc finisce qui. Alla prossima, modellisti galattici! Se questo video vi è piaciuto, oppure se avete idee, pareri, consigli o suggerimenti per dei futuri tutorial, lasciate un commento qui sotto oppure sulla pagina Facebook e fatemi sapere. Ah, dimenticavo, Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.